Si trasforma in un dialogo ricco di spunti, un confronto all'insegna della franchezza, la visita di Papa Francesco domenica pomeriggio alla comunità evangelica luterana di Roma, che in tutta Italia conta 7.000 fedeli. Una tappa che già i suoi predecessori, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, avevano percorso e che ha rappresentato un nuovo tassello nel cammino verso l'unità. Sorrisi e calore per il pontefice, ma nelle parole del pastore Jens Martin Cruz c'è stato anche il dolore per gli attentati di Parigi che nello scorso fine settimana hanno sconvolto il mondo. Pure Papa Bergoglio ha offerto una sua particolare lettura piena di verità. L'egoismo umano vuol difendersi, difendere il proprio potere, il proprio egoismo. Ma in quel difendersi si allontana dalla fonte di ricchezza. I muri alla fine sono come un suicidio, ti chiudono. È una cosa brutta avere il cuore chiuso. E oggi lo vediamo. Il dramma, mio fratello pastore oggi ha nominato Parigi. Cuore chiusi. Anche il nome di Dio viene usato per chiudere i cuori. L'uomo, aveva detto poco prima il Papa, è un grande costruttore di muri che separano da Dio. È in fondo il suo desiderio di diventare come lui. Il muro è sempre il monumento dell'esclusione e pertanto, aveva suggerito Francesco, va abbattuto con il servizio verso i più bisognosi e la preghiera. Camminare insieme è stata anche l'indicazione del Papa per una coppia, lei luterana, lui cattolico, sposata da molti anni. A loro ha ricordato che bisogna fare riferimento allo stesso battesimo, alla fede, all'unico Dio. Particolare poi la domanda di un bambino. Cosa ti piace, ha detto rivolgendosi a Francesco, dell'essere Papa? Mi piace fare il Papa come con lo stile del parroco. Servizio. Mi piace nel senso che mi sento bene quando visito gli ammalati, quando parlo con le persone che sono un po' disperate, tristi. Amo tanto andare in carcere, ma non che mi portino in galera. Un papa vescovo, parroco e pastore che solo così può essere felice. Dopo la lettura del Vangelo di Matteo, Francesco Abbraccio ha commentato il passo e ha indicato la via per ricomporre le fratture tra luterani e cattolici, chiudendo la porta del passato e aprendo al balsamo del perdono. Dobbiamo chiederci perdono di questo, dello scandalo della divisione. Perché tutti luterani e cattolici siamo in questa scelta, non in altre scelte, in questa scelta, la scelta del servizio come lui ci ha indicato, essendo servo, il servo del Signore, servo dell'unità a cui affidarsi per continuare a camminare insieme.